Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio, come è andata il fantacalcio, come è andata la giornata del fantacalcio della Viatasso Football Club. Ma allora, considerato il fatto che giocavamo contro la prima in classifica ed abbiamo pareggiato, non è che ci si possa lamentare più di tanto, ma io come al solito sono incazzato come una bestia. Oddio, ho spaccato l'innaffiatoio. Sono incazzato come una bestia, sono incazzato come una bestia, perché? Perché adesso lo vediamo. Iniziamo a vedere un po' il punteggio delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal Real Bandirola, che ha totalizzato 70 punti e mezzo. Allora, di questi 70 punti e mezzo, Donnarumma 7 più 1 per il clean sheet, Tomiyasu 5 e mezzo, Romagnoli 7. Chi cazzo è? Dalbert 6 e mezzo, Gomez 6 e mezzo, Strefezza 6, Berenguer 6, Candreva 6, Dybala 10 per il gol, l'unico che gli ha segnato in questa giornata, Ciccio Caputo 5 e mezzo, Lautaro 5. Passiamo adesso invece ai voti della Viatasso Football Club. Allora, nella Viatasso Football Club Gollini si prende 4,5, meno 1 per il gol subito. Gosens 7,5, assist ok, ma anche meno mezzo punto per l'ammonizione. Qua dei miei, se uno non si fa ammonire, non è contento. Kumbulla 6,5, De Silvestri 6. E l'incazzatura più grande è che se avessi messo Palomino avrei vinto. Invece no, non l'ho neanche convocato. Porco Bucchi che nervoso, porco Bucchi che nervoso. Commentate tutti questo video con un bel porco Bucchi oppure chi ama il calcio odia Bucchi. Insultare Bucchi fa bene alla salute, sì, anche più del sesso, anche più che scopare. Comunque, centrocampo, Lazare 5,5, meno mezzo punto per l'ammonizione, Mkhitaryan 5,5, anche lui meno mezzo punto per il medesimo motivo, Amrabat 6,5, Demme 6. Belotti 5,5, Ibra 6, Dzeko 10 per il gol, l'unico che mi ha segnato. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia giornata del fantacalcio, una giornata del fantacalcio che come al solito mi fa incazzare perché potrei avere 10-15 punti di più ed essere lì secondo, terzo, invece no, sono quinto in classifica, prossima giornata contro il Big Tetta Pig, squadra per me veramente maledettissima. Sono addirittura lontano dal quarto posto in classifica, vediamo un po' di sbrigarci, vediamo un po' di svegliarci almeno per recuperare una posizione, perché una squadra che è arrivata un anno prima, un anno seconda, non può finire quinta. Comunque, io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a dirmi se giocate al fantacalcio, qual è la vostra squadra e come state andando. Lasciate qua sotto anche un commento con un bel chi odia Bucchi ama il calcio o chi ama il calcio odia Bucchi. Vi invito poi anche a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, ho detto tutto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!